uffici napoletani di Almaviva. Non chiudono solo i call center, ma anche tante botteghe storiche. Sì, adesso rischiamo la chiusura perché il padrone ha deciso di non rinnovarci più l'affitto, anche se siamo qui da 100 anni con loro e quindi un po' di patema d'animo ad andarsene, poi abbandonare questo posto dove siamo nati e cresciuti diventa veramente pesante da digerire. È il negozio più antico di Milano, aperto nel 1768 e rischia di chiudere per sfratto. Per salvarlo è partita una raccolta di firme e il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, lo ha inserito nell'elenco dei luoghi del cuore da tutelare, ma per un caso che suscita clamore sono molti di più quelli di botteghe storiche che da un giorno all'altro abbassano la saracinesca per l'ultima volta, insegne staccate e nuovi esercizi che subentrano. A volte sono grandi catene, in altri casi dove un tempo si vendevano stoffe pregiate o libri antichi arrivano distributori automatici o mini market al limite della legalità. I dati di Fipconfcommercio sui centri storici sono drammatici, mentre i bar chiudono i battenti crescono take away e rivendite automatizzate. Il vicino nostro è stato chiuso adesso per 20 giorni perché vendeva alcolici oltre l'orario stabilito a ragazzini di 16 anni. Ci stanno riempiendo di negozi che vendono mutande, calze, maglie intime e stracci da poco prezzo. Mi dispiace. Cose che si perdono proprio completamente. Abbiamo perso il bar qui dei commercianti che aveva un bancone meraviglioso, l'hanno distrutto, adesso non c'è più niente, è come un altro bar normale. La tendenza è in atto, ma nuove regole possono invertirla. Il ministro della cultura Franceschini assicura, la legge è in dirittura d'arrivo. In sostanza, se si vuole difendere una bottega tipica, evitare che diventi un distributore automatico di prodotti, si può farlo. La ricetta dei sindaci e delle organizzazioni del commercio è proprio questa, anche perché una bottega storica è anche un'attrazione turistica. È fondamentale rafforzare l'identità dei luoghi, e identità vuol dire rispetto della tradizione, della qualità, della professionalità delle attività. Oggi questo ovviamente viene disperso con un grave pregiudizio di quella che è la nostra offerta turistica. Ancora un caso.